e ben ritrovati su Scriviamo Insieme. Io oggi sono particolarmente contenta di aprire questa rubrica. Questa rubrica è stata pensata tantissimi mesi fa. È una rubrica su cui ho lavorato tanto, ho fatto un pensiero su come gestirla, su come distenderla nel tempo e vorrei parlarne con voi. Io ho sempre questa teoria in cui le cose non capitano mai per caso, nel senso che le cose capitano nel momento giusto. E forse questa rubrica che si chiama 100 passi in Sicilia ha il suo momento. L'avevo pensata tanti mesi fa, addirittura quasi un anno fa, ma poi non se n'è fatto nulla. Adesso che tutti noi siamo in quarantena e che forse quest'estate nessuno di noi potrà viaggiare, questa rubrica apre un piccolo squarcio nelle nostre case, forse anche nella nostra solitudine, forse anche nell'impossibilità di raggiungere i posti a noi cari. La rubrica appunto si chiama 100 passi in Sicilia e prevede 100 puntate che parleranno della Sicilia. Scopriremo luoghi tipici, dolci, piatti, tradizioni, feste di paese, feste religiose. Insomma, cercheremo di delineare 100 itinerari, anche se piccoli, e cercheremo di viaggiare quantomeno con la nostra fantasia. Per cui, se ancora non vi siete iscritti al canale, se vi può piacere l'idea di fare questo viaggio insieme a me, allora iscrivetevi e consigliate il canale a chi vuol conoscere di più di questa magnifica terra. In questa prima puntata io vi parlo di un dolce tipico della tradizione siciliana, il gelo di melone. Io personalmente il gelo di melone non l'ho mai assaggiato, perché io vengo dalla provincia di Trapani e lì non è molto usuale come dolce, almeno io non l'ho mai visto in pasticceria. Però mi ricordo una volta, quando andavo a Palermo, quando ero universitaria, io ho fatto l'università a Palermo, verso giugno-luglio c'erano sempre nelle vetrine questi bellissimi geli di melone, che si chiama gelo d'anguria anche, perché ha questo colore rosso vivo ed è proprio bello da vedere. Io non l'ho mai assaggiato, però secondo me è proprio qualcosa che mette allegria, che mette estate in Sicilia. Quindi adesso andiamo a capire che cos'è, come si fa, e poi vi racconto anche la ricetta e vi parlo della collaborazione che ho avuto per realizzare questa puntata. Allora, mi avvalgo della fonte di Wikipedia. Vediamo un po' cosa ci dice. L'ingrediente principale è l'anguria. E la fuorviante denominazione gelo di melone deriva dall'impropria traduzione del termine miluni, che in siciliano significa appunto anguria. Dalle mie parti si dice miluni racqua, cioè l'anguria, il melone d'acqua in maniera letterale, che per intenderci non è il melone ma è proprio l'anguria, quella rossa con i semini neri dentro, quindi è facile da identificare. Ne esistono tantissime varianti di questo dolce. Praticamente che cos'è? A metà fra un budino e una gelatina. Lo vedrete nella gallery perché è proprio qualcosa che si presenta come una cupoletta, solitamente rossa, perché viene fatto col succo e poi con la maizena e poi viene decorato, può essere decorato sia col cioccolato, sia con l'acqua d'arance, sia con l'acqua di gelsomini. È molto molto bello da vedere. Secondo me è uno dei dolci che viene realizzato durante il festino di Santa Rosalia a luglio. C'è sempre questa raffigurazione della Sicilia molto colorata e a me questo piace tantissimo, è qualcosa che mi mette allegria. E poi l'idea anche di conoscere nuovi gusti o dolci che non ho mai assaggiato mi incuriosisce tantissimo.
Questa collaborazione è stata realizzata anche grazie ad un profilo Instagram che ha voluto partecipare e lasciarmi una gallery di foto e tutta quanta la ricetta che vedrete nel video dopo. Lei si chiama Anna Lucia Loiacono ed è una food blogger. Io vi lascio come sempre tutti i riferimenti qui sotto. Ci racconta di questo dolce meraviglioso, ci racconta della sua realizzazione e ci lascia la ricetta. Quindi se avete voglia potete anche realizzarlo. Io mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Mi auguro che questa rubrica sia seguita. Andrà in onda sabato e domenica proprio per ricordarci che il weekend forse è lo spazio di tempo in cui ci dobbiamo concedere un viaggio, se non un viaggio fisico che non possiamo fare in questo momento, magari un viaggio mentale. E allora vi do appuntamento alla prossima puntata, vi saluto e ci vediamo ancora su 100 passi in Sicilia. Ciao da Anna, da Scriviamo Insieme, e da Anna Lucia Loiacono che ci ha prestato questa ricetta. Grazie. Gelo di melone. Questo è un piatto che preparo ogni anno, il gelo di anguria, anche se prepararlo occupa un'intera giornata. Però che soddisfazione, soprattutto quando si hanno gli ospiti, che poi alla fine ti fanno sempre i complimenti. E leggiamo la ricetta. Gli ingredienti sono 250 g di amido di grano, un cucchiaio di cannella in polvere, pistacchi tritati e pistacchi in polvere quanto basta, gocce di cioccolato quanto basta, 3 litri di succo di anguria, 500 g di zucchero. Il procedimento: tagliare a fettine l'anguria e passarlo nel passaverdura in modo tale che i semi non verranno tritati. Poi estrarne il succo, versarlo un po' in una pentola con l'amido setacciato, mescolare per togliere eventuali grumi. Unire il tutto e aggiungere lo zucchero e il cucchiaino di cannella in polvere. Cuocere a fiamma moderata e mescolare fino a quando il gelo di anguria non si addenserà e assumerà un colorito più intenso, circa 10-15 minuti. Trascorso questo tempo, togliere il gelo dal fuoco e rimescolare ancora per un minuto, versare nei bicchierini o nei contenitori che preferite. Fare raffreddare, poi mettere in frigo 5-6 ore. Infine guarnire con cannella in polvere, pistacchi in polvere, pistacchi tritati o goccioline di cioccolato. Chi lo gradisce può aggiungere come ingrediente durante la cottura l'acqua di gelsomino. E io sento già questo odore incantevole. Vi lascio alla gallery e ci vediamo alla prossima puntata.